Il miglior DJ al mondo quest'anno è italiano. Damianito vince il Red Bull Freestyle Academy. Lo scorso febbraio a Cracovia, in Polonia, si è tenuta la finale mondiale del concorso Red Bull Freestyle Academy, che è un po' l'erede moderno del vecchio DMC World. È una competizione a livello mondiale nel quale i DJ si sfidano nelle tecniche di scratch, di mixaggio, e devono in un set di massimo 15 minuti utilizzare almeno tre generi musicali diversi. La performance di Damianito, già campione italiano da alcuni anni, è quella che è piaciuta di più ai giudici, tutti i DJ professionisti di fama mondiale, tra cui spicca Jesse Jeff. E lo ha premiato per la prima volta campione del mondo Red Bull Freestyle Academy. This is the Red Bull Freestyle World DJ Championships. Go. Come on this journey. Finally, the time has come. Now let me introduce myself. My name is DJ Damianito. There is no competition because I'm the man. The wrong one to fuck with. Are you ready for start time? One, two, three. Take it down now. La competizione nel giro di pochi anni, soprattutto dopo l'ingresso di uno sponsor come Red Bull, è diventata quella di maggiore interesse a livello mondiale per quella che è la tecnica dei DJ, per i virtuosismi. È molto interessante guardare questa performance di 15 minuti di Damianito, non solo per l'orgoglio di avere un italiano sul tetto del mondo, ma anche per quello che fa. Beh, rispetto alle competizioni di MC quando c'era Mauro Picotto o Francesco Zappalà, è cambiato veramente il mondo, è cambiato la tecnologia, è cambiata la musica. È molto interessante come la tecnologia diventa a servizio di un set veramente particolare e anche complicato tecnicamente, ma anche coinvolgente. Ora, chi dice "Ah, con i vinili era tutta un'altra cosa", lo sfido a fare qualcosa di anche solo lontanamente paragonabile a quello che fa Damianito in questi 15 minuti. L'utilizzo di sample, lo scratch, i punti di cue, tantissimi dischi mixati insieme in maniera estremamente rapida. È così che il suo set è quello che è piaciuto di più rispetto a tutti gli altri. Serato è lo strumento ideale per una cosa del genere, con il controller, però, come dice Damianito stesso, è un set che ci ha messo molti mesi per prepararlo, anche se poi ha cambiato tutto all'ultimo minuto, perché in effetti è tutto studiato prima: le canzoni, le voci, i sample, una sequenza molto serrata nel quale tutto deve essere pronto. E infatti sono circa 60 i brani suonati in 15 minuti. Ma non è tanto questo, ci sono tante sfide nel quale fanno a gara a chi mette più brani insieme. È la linea del set e soprattutto la manualità di Damianito che non è veramente in discussione. Guardatevi il set e ditemi cosa ne pensate. Nel frattempo, un bel applauso a Damianito, un orgoglio italiano per quanto riguarda i DJ. Continua a seguire il video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!